che mi vivi un po' più su, ma non posso più. Ma che forse tutto non è come sei, ma che vuoi tu, ma che forse non respiro mai. Buonasera e bentornati all'ennesimo appuntamento con l'altra storia Terra Mia. Questa puntata è una puntata che andremo a rivivere sempre negli anni Ottanta, ma che vivremo insieme a un personaggio di questo territorio, figlio di questo territorio, ma anche vivremo gli anni Ottanta insieme a un paese con le sue frazioni. Una puntata, questa qua odierna, che vi mostrerà una parte del Cilento, una parte del territorio in cui viviamo e che quotidianamente fa parte della nostra vita. Innanzitutto un buonasera e un grazie a Giuseppe Donnarumma. Buonasera a tutti. Ecco, Giuseppe, tutti quanti lo ricordano perché si è improvvisato sportivo, calcistico, lo devo ringraziare, l'ho ringraziato e lo ringrazierò anche alla fine di questa puntata. Giuseppe Donnarumma, figlio di questa terra, figlio di Ispani, San Cristoforo e Capitello, praticamente il comune di Ispani. Un legame importante il tuo con questo paese, ma soprattutto con questa intera popolazione, perché poi alla fine Ispani, San Cristoforo e Capitello, diciamo che sono legati tra loro e si sentono tutti quanti come se fosse un unico territorio. Sì, dici bene, questa è una piccolissima comunità, tutto il comune sono oltre 1000 abitanti, saranno censiti forse 1009 abitanti. Su un territorio abbastanza vasto c'è il comune Ispani, le due frazioni San Cristoforo e Capitello. Ecco, appunto, noi siamo proprio a San Cristoforo, stiamo sentendo la campana che suona. La campana dell'ora che serve per tutti i nostri concittadini che si trovano in questo momento in campagna, così capiscono che ore questo sono. Questa era una volta, è rimasto così però, perché le campane ancora oggi servivano a questo. Sia per quanto riguarda la mattina, per quanto riguarda poi il tramonto. È chiaro che qua in questo paese la luce è arrivata negli anni 60, quindi una cinquantina d'anni fa, non di più. Prima insomma si viveva con il sole ti faceva la notte e il giorno, e tutti i conterranei utilizzavano appunto la campana per potersi orientare con le ore. Ecco, praticamente il discorso fondamentale è che riviviamo quegli anni 80 in Giuseppe Donnarumma giovane. E questo territorio, diciamo che nell'arco di un secolo questo comune si è modificato, però alla fine c'erano 1000 abitanti e sono rimasti 1000 abitanti, quindi una cosa molto anomala rispetto, non è sì, cresciuto, possiamo, non è diminuito. In quel periodo forse erano anche di più, perché ricordiamo che questo paese ha avuto la fortuna di avere anche il primo collegio del Golfo di Policastro, Don Vincenzo Gallone. Ecco, noi stiamo a San Cristoforo e analizziamo San Cristoforo. Quindi volevo ricordare appunto che qui avevamo le scuole elementari, avevamo 10 classi, 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte. Oggi tutto questo è finito perché la gioventù è veramente rimasta poca cosa, però volevo appunto ricordare Don Vincenzo Gallone, che è stato il nostro parroco per un ventennio, e ebbe la brillante idea di pensare di fare una casa per i ragazzi che avevano avuto la sfortuna di non avere tanto dalla vita, e portò fino a un anno, mi ricordo eravamo degli anni 70, fino a 150 ragazzi che frequentavano le scuole dalla prima alla quinta elementare, e tutto il Golfo di Policastro ha approfittato della bontà di Don Vincenzo Gallone per poter portare i propri figli che
da Sapri, da Policastro, da Scario, insomma, abbiamo avuto anche nostri paesani che hanno fatto le scuole elementari qui a San Cristoforo. San Cristoforo era un piccolo borgo molto giovanile, proprio perché si era amplificato con l'avvento del collegio che si trova giù al paese. Ecco, naturalmente noi dobbiamo ringraziare Carmine Pecorelli per la scelta della location per quanto riguarda l'intervista. Siamo nella nuova piazza di San Cristoforo. Carmine, che è un appassionato di visualizzazioni, vi dà la possibilità di vedere questo fantastico panorama al nostro le spalle. Non è una fotografia, ma bensì no, è tutto originale, è un posto fantastico, bellissimo, c'è il mare dietro le spalle. Quindi un grazie anche a Carmine Pecorelli. Noi incominciamo a sviluppare i monumenti e soprattutto le chiese, perché diciamo che San Cristoforo è ricco di chiese, a parte la chiesa madre, cioè la chiesa, iniziamo da qui, sopra, quella di San Donato. Ecco, sì. San Donato è la più giovane delle tre chiese che riscontriamo qui nel... Ecco, l'unica cosa, se ti piccolo borgo di San Cristoforo. San Donato è stato fortemente voluto da Borgia, un concittadino che Donato Borgia che ha voluto con tutte le sue forze fare ricordare, onorare questo santo, Santo Donato appunto, situata alla parte alta del paese, e se non sbaglio è stata messa su intorno al 1980, ricostruita insomma sull'ultima pendice della collina di San Cristoforo, anche perché ci fu il terremoto negli anni 80, dobbiamo ricordarlo, appunto le nostre comunità hanno subito insomma qualche cosa e cercarono di rimettere su la chiesa con tanti sacrifici. Si festeggia il 7 di agosto e la comunità qui ci tiene molto a questo santo, che per non ultimo insomma insieme a Santa Sofia, insieme al santo patrono San Cristoforo, sono i tre santi che qui si in certo senso si portano da almeno un centinaio di anni a questa parte. San Donato, che è da visitare perché c'è un panorama fantastico, un posto bellissimo, ma soprattutto la possibilità di vedere questo insediamento, come dicevi tu prima, per queste cappelle che venivano costruite al di fuori delle mura, come Santa Sofia per esempio, sì. È stata costruita nel 1600, inizi del 1700, proprio perché in quel Santa periodo Sofia si trova già la parte bassa del paese, ecco, del paese. Pure di Santa Sofia. Santa Sofia ha avuto anch'essa una storia importante, è stata ristrutturata nel 1924 una prima volta e poi ancora un'altra volta alcuni decenni fa. Ha una storia bellissima perché appunto va a ritrovare in quel periodo quando il borgo non era né un comune, quindi non aveva delle mura da difesa. Ricordiamo che i nostri piccole comunità sono del XV secolo e forse anche prima, abbiamo riscontrato documenti che vanno anche prima, nel periodo dei Longobardi per esempio, quando ci furono l'attacco a Policastro, che i Longobardi hanno attaccato per ben tre volte Policastro, e all'ultimo attacco chi rimase in vita se ne scappò da Policastro e salì per le colline, arrivando appunto nei questi piccolissimi borghi che erano San Cristoforo, Santa Marina e Vibonati, e si insediarono insieme agli indigeni del posto e incominciarono a costruire questi piccoli paeselli mettendo le case una sopra l'altra, proprio per cercare di una sorta di difesa. Le strade sono ancora tutt'oggi piccolissime perché davano la possibilità al massimo a un carro di poter oltrepassare il borgo, e si camminava dai tetti, questo ci racconta la storia, proprio perché avevano capito che l'unico modo per difendersi era questo. Chiaro che Policastro e Capitella avevano un'altra storia, perché Capitella aveva il castellaro, Policastro aveva il castello, insomma avevano mura di cinta, erano ben fortificate, tant'è vero che sono state attaccate nei secoli più di una volta. Ma questi piccoli borghi hanno dato la possibilità di rinascere ogni volta, ogni qualvolta che succedeva qualche cosa di interessante e di importante che venivano dai nostri mari, perché poi il mare
ce l'abbiamo qui di fronte, Nicola, che è un paesaggio stupendo. Spettacolare. Dall'altra parte c'è la Calabria, quindi sì, si intravede la Calabria. Qua è una cartolina della natura, qua veramente ci hanno regalato, il Paternò ci ha regalato questo scorcio di Italia che è veramente... Prima di passare facciamoci anche l'altro santuario, vale a dire il santo padrone. La chiesa madre che è appunto San Cristoforo, questo santo che appunto parte da questo omone burbero che si diceva che vivesse nella parte della Turchia, della Licia, si racconta appunto che lui attraversava il fiume portando sulle spalle questo bambinetto. Una sera si presentò questo ragazzino che chiese un passaggio dall'altra parte del fiume, e lui appunto, che era il padrone di quella foresta, si concesse. Però man mano che entrava nel fiume capiva che diventava sempre più pesante, la corrente del fiume aumentava. Tutto questo ha una logica, diciamo, religiosa, che sa dimostrare che appunto con l'avvento di Cristo non solo ha portato in sé tutto quello che c'è stato dopo, ma anche tutte le faccende del mondo intero. Quindi c'è un prima di Cristo e un dopo Cristo, e Cristoforo appunto è stato colui che ha portato Cristo sulle spalle. Tantissimi nomi ancora Cristoforo, tante persone che si chiamano Cristoforo, devozione di questo santo. Beh, si festeggia il 25 di luglio, c'è una tradizione molto forte in questo paese. Poi appunto, siccome era un traghettatore, diciamo che il protettore di tutti gli autoveicoli esistenti sul nostro mondo conosciuto, quindi c'è la benedizione delle macchine, automobili, motocicli, sì, bicicletta, tutto ciò che è in movimento, proprio per ricordare appunto questa storia di questo omone che aveva portato sulle spalle il piccolo Cristo, insomma, da una sponda all'altra di questo fiume, di questa regione della Licia. Adesso che abbiamo analizzato anche la chiesa madre e tutto il resto, andiamo a vivere qua praticamente. Noi adesso andiamo ad analizzare San Cristoforo e Ispani, che è il capoluogo di questo comune, però tra tutti e tre è il più piccolo come abitanti, e quindi è un'anomalia. Anche se, ripeto, nell'ambito della storia, molte volte Capitello aveva superato nelle scelte, specialmente nel periodo fascista, addirittura era il punto di riferimento, sì, del Golfo di Policastro a livello di Vibonati, Policastro, era Capitello, era Capitello capitale. Infatti, in quel periodo. Poi anche Ispani stesso, in poi c'è stato di nuovo. Anche Ispani stesso è stato il comune principe dove raggruppava sia Santa Marina che Policastro, insomma, fino appunto al periodo fascista. E se vogliamo tornare indietro, nel Regno delle Due Sicilie, dal 1806 al 1860, ha avuto un grande punto di riferimento proprio in quel periodo, dove abbiamo riscontrato anche dei documenti. Noi abbiamo avuto grandi storici in questo comune, voglio ricordare Monsignor Luigi Tancredi, voglio ricordare il dottor Giuseppe Cristoforo Milo, voglio ricordare la dottoressa Rosanna Giffoni, insomma, che sono stati persone di questo comune dove storicamente hanno cercato di dare una valenza proprio storica. Poi abbiamo avuto maestri e insegnanti come Rosa Falcone e Nicola Donnarumma, che sono due figli di questo paese. Nicola Donnarumma mi appartiene personalmente perché è mio padre, quindi è una, sì, cosa di mia proprio personale. Rosa Falcone invece è stata la prima maestra a livello storico che ha avuto una valenza a livello nazionale proprio. È stata una donna importantissima per questa nostra piccola comunità, dove ha insegnato a tutte le generazioni successive. Ha insegnato veramente non solo la parte didattica, ma proprio la vita e la civiltà di come si doveva vivere. Ha insegnato veramente alla comunità intera a essere educati e propensi verso il futuro. È una grande donna, ce la ricordiamo noi che abbiamo, insomma, un'età un po' così, ce la ricordiamo. Forse i ragazzi di oggi ne hanno sentito parlare, però bisogna parlare con persone che hanno conosciuto personalmente la maestra nostra Falcone, che è stata un punto di riferimento per San Cristoforo.
Ecco, andiamo ad analizzare un attimino invece per quanto riguarda il capoluogo Hispani. Ecco, Hispani che naturalmente c'ha la chiesa madre, poi man mano. Sì, allora il loro santo protettore è San Nicola, ha due altre chiese, San Cataldo e San Rocco. Storicamente sappiamo da alcuni documenti che la chiesa di San Rocco è stata edificata proprio nel periodo della peste europea italiana, Ecco, la chiesa di San Rocco si trova chiesa al di fuori delle mura, delle proprio per mura, sì, esatto, questo motivo. E siccome San Rocco appunto era colui che proteggeva appunto gli infermi, i malati di peste, fu innalzata insomma una chiesa in memoria di questo santo. San Cataldo è ancora più fuori le mura, extra le mura, proprio perché aveva una valenza per coloro che andavano in campagna, avevano il lavoro di campagna, quindi avevano pensato, siccome si usava fare delle piccole chiese di culto per quelle persone che non stavano molto vicino alla chiesa, perché ci fu un periodo dopo il concilio di Trento, appunto, che le chiese incominciarono a nascere così, sulla volontà di alcuni personaggi, alcuni signorotti locali. E la dimostrazione del fatto sta anche qui a San Cristoforo, con la chiesa di Santa Sofia, che è appunto come la chiesa di San Cataldo. Poi la cosa che ci fa ragionare è pensare che sono tutti santi che vengono dal Medio Oriente, tutti appunto Santa Marina, San Rocco, San Cristoforo, diciamo la Libia, Turchia, scusa, Libano, non la Libia, il Libano, la Turchia, tutto quel periodo del Medio Oriente, che è il Basso Oriente, che è la Licia, la regione dominante. Poi sono stati tutti martiri, manco farlo apposta, come lo stesso San Cristoforo, che alla fine cominciò a predicare e poi fu anche lui insomma messo alla gogna. E sono santi che i nostri concittadini hanno sempre portato con onore sulle strade delle nostre comunità, ogni anno nelle loro ricorrenze. Le vogliamo ricordare che sono, per quanto riguarda San Rocco, il 16 di agosto, San Donato il 7 di agosto, San Cristoforo il 25 luglio, San Nicola il 6 di dicembre. Poi a Capitello abbiamo un'altra frazione, poi se vuoi ci possiamo No, arrivare, dopo dopo Capitello ci andiamo ad arriveremo, analizzare sulla dopo. bellissima spiaggia che abbiamo. Esatto. Ecco, il discorso adesso mettiamo da Sì. parte il livello religioso. Parliamo dei giovani, ecco, Sì. la migrazione e soprattutto tu sei uno di quelli là che è cresciuto al di fuori di questo ambiente. Dopo l'adolescenza, Sì. Me finiti le scuole superiori, ne sono sei andato andato. via Sì. e hai avuto la tua vita, no? Il legame che resta, le radici, quel cordone ombelicale che resta legato alla propria terra, alle proprie radici. È molto forte. Appunto, io ricordavo che qui la sera, sto parlando di 40 anni fa ormai, c'erano 20-30 ragazzi che giocavano a pallone in questa piccola. Adesso qua sotto di noi vediamo un'agorà bellissima fatta 20 anni fa, siamo nel 2000 più o meno, 2002. La piccola piazzetta che sta adiacente alla chiesa madre veniva utilizzata dai ragazzi del posto ogni pomeriggio per giocare a calcio. E questa piccola piazzetta sta anche un po' in discesa, ma non ci fermava a noi. La cosa importante è che il pomeriggio ci si riuniva tutti dopo che ognuno di noi aveva fatto, chi era andato a scuola, chi era andato in campagna, Ancora chi. c'è E ancora c'è qualche qualche ragazzo, però ragazzino, ma ce ne sono pochi. ricordiamo che appunto l'Italia, grazie al boom economico, ha avuto una florente pure gioventù che sono nati negli anni 60 fino al 66-67. E io sono proprio figlio di quel periodo, sono nato nel 65 appunto. Poi c'è stato Don Vincenzo Gallone, che è stato un grande parroco di questa comunità.
per più di un ventennio, che era molto vicino ai giovani, tant'è vero che ha voluto portare in questa piccola comunità 150 ragazzi da, tolti dalla strada. Abbiamo già analizzato prima. E quindi la gioventù, volevo, la volevo legare, che qua c'era un fiorire di gioventù, che era una cosa veramente bella. Volevo ricordare appunto che poi d'estate venivano da Melfi altri ragazzi che facevano ancora oggi, però ora è un po' di meno. Ci sono le colonie. C'erano le colonie. Questi ragazzi che sono e i boy scout pure. Comune. Venivano gli scout, si parcheggiavano all'Aia Vecchia, contente. C'era un fiorire di gioventù che. Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizi anni 80, quindi stiamo insomma tornando indietro con la memoria veramente, ed era bello passeggiare per questa strada. Ecco, un'altra figura che manca adesso sono questi preti che c'erano una volta e che... avevano concentrato tutto, per esempio si impegnavano per lo sport, adesso questi qua, nonostante hanno un grande papa, c'è poco sprono da parte di queste generazioni, fatta eccezione per qualcuno che conosco e che ammiro, però i Don Giovannini Andorri, gli altri non ci sono più. Perché no, queste, Monsignor Tancredi, per esempio, Capitello. Queste persone che erano punto di riferimento per le intere comunità. Di tutte le comunità, ma anche per il loro prestigio, ma per la loro importanza e per quello che davano a questo territorio. Poi, diciamo, nel passato si faceva così, ogni paese aveva il proprio parroco e ci restava anche per diversi decenni. Poi adesso era presente. Dalla mattina alla sera. Sì, adesso era presente. Diciamo che il prete era una figura importante che arriva, diceva messa e se ne va via. Sì, praticamente non lo ritroviamo più come una volta presente. Per esempio, oggi che siamo nel 2016 abbiamo un parroco per tre paesi, quindi il Monsignore. Anche per la mancanza di vocazione. Di vocazione, sicuramente, però diciamo è hanno. Colpa della Chiesa. Assolutamente no, però diciamo che rispetto a 50, 40 anni fa, mentre prima avevamo per ogni frazione, ogni piccola comunità, un parroco. Che dedicava il suo tempo 24 ore al giorno alla comunità dove era insediato, adesso non è più così. Abbiamo un parroco che si deve dividere tre piccole comunità. Stiamo parlando di una comunità di 1000 persone, non è che stiamo parlando chissà, normalmente 1000 persone, e a Roma li troviamo in un palazzo solo, quindi ci mancherebbe altro. E che qui anche per spostarsi le strade sono insomma un po' così, sono comunali, provinciali. Ecco, poi l'altra cosa, per arrivare giù, cioè, storicamente i ragazzi che vivevano nelle zone di periferia, vale a dire sopra le colline e tutto il resto, rispetto ai centri, che il centro più importante è qua, è Sapri, abbiamo analizzato l'altra volta con l'avvocato Agostini, Sapri era il centro di tutto, praticamente dove negli anni 80 arrivavano da Lago Negro, dappertutto, gli anni 70, 80, per... È stato il punto di riferimento, ecco, sicuramente. Questa è la cosa fondamentale. E l'altra cosa fondamentale, come si sentiva un giovane che partendo da San Cristoforo arrivava a Sapri e qual era la difficoltà a livello logistico di quel periodo? Guarda, hai toccato un punto che io sentivo raccontare da mio padre. Mio padre, per andare appunto a scuola a Sapri, si faceva a San Cristoforo Capitello a piedi tutte le mattine insieme ai suoi amici. Erano il dottore Piccini, che è morto un anno e mezzo fa, c'era Mario Napolitano, anch'esso deceduto, purtroppo gli anni passano per tutti. Erano 4-5 amici che facevano il liceo a Sapri e si comportavano in questo modo: partivano da San Cristoforo all'alba a piedi, arrivavano a Capitello, dove in un portone di una vecchia signora avevano delle biciclette, prendevano queste biciclette e andavano a Sapri, facevano le ore di scuola e facevano il viaggio inverso, cioè con la bicicletta fino a Capitello e poi a piedi fino a San Cristoforo. Per farti capire che cosa è significato studiare in questo paese, negli anni 80 è stato più o meno la stessa cosa. Noi abbiamo avuto Delio, ecco, che è stato, andavi a scuola. C'era Delio, il pullman, la corriera di Delio, che era un'unica corriera che passava alle 8 del mattino e ritornava all'una e mezzo di pomeriggio. Se perdevi quella non ci andavi a scuola. E io, siccome ero affezionato a questo paese, stavo qui a dormire con mia nonna Maria Antonia Giudice, pur di farle compagnia, poi quindi mi alzavo al mattino e correvo
nella strada nuova, e per prendere questa corriera che era di Santa Marina, questo vecchio uomo anziano col figlio Pietro, che sono tutti deceduti, scomparsi, sì, ormai, ed era l'unica corriera che serviva per scendere giù verso, diciamo, i paesi della Marina, quindi per raggiungere Capitello, Policastro e Sapri. Ecco, noi adesso, io penso che dalla regia Carmine Pecorelli mi fa segno che i minuti sono terminati per questa prima parte. Noi la seconda parte la andremo a vivere a Capitello, dove a Capitello vedremo quel fantastico panorama che c'è e soprattutto analizzeremo ancora di più con Giuseppe Donnarumma la vita di quel periodo, insieme a Capitello e i vari monumenti che ci stanno. Bentornati, e dopo la pausa di musicale che abbiamo visto relativa a Giuseppe Donnarumma, andiamo ad analizzare Capitello e ci troviamo in un punto ben preciso. Sì, qua siamo alla porta del porticato dei conti di Carafa, che nel 1645 lasciarono Policastro per la peste e insediarono. Questo è il pozzo importante, è il pozzo appunto dei conti di Carafa. E più avanti, non so se riusciamo a inquadrarlo, ci sta il porticato dove sicuramente ci saranno le immagini relative al dove entravano le carrozze, e questo è il perimetro del giardino dei conti di Carafa di Policastro, che si insediarono a Capitello dopo la peste, diciamo, nel 1645, quindi siamo nella vera storia. Praticamente adesso siamo passati a Capitello. Sì. Capitello che è stato sempre in contrapposizione con il capoluogo Hispani, dove praticamente, l'abbiamo detto già prima, c'è stato un periodo in cui Capitello era riuscito a sovravanzare a Hispani, poi Hispani prepotentemente è venuto fuori di sì, ma il nome deriva proprio da Capit, da Capitali appunto, era stata per anche nel periodo fascista un punto di riferimento, come Hispani raggruppava un po' tutti i paesi qua del piccolo golfo di Policastro. Storicamente Capitello lo ricordiamo appunto per il grande conte di Carafa, che aveva pensato il suo insediamento dopo appunto la peste di Policastro e venirsene qua. C'è anche il Castellaro, che è un po' più lontano, sta a est, insomma, della piccola frazione del comune di Spani, che ha anch'esso una valenza storica notevole, come la torre che noi la chiamiamo quella lì normanna, ma non è proprio normanna, però la definiamo torre normanna, ma risale un po' più prima come data, diciamo, storica. Ecco, diciamo che in quel periodo praticamente le mura di cinta al mare erano leggermente diverse rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza a livello di San Cristoforo. Quindi, sì, perché quelli erano i borghi, e i borghi non prevedevano di avere appunto delle mura di cinta. Capitello, come Policastro, invece sì, perché aveva in esso un grande signore che era il conte di Carafa, che aveva grandi possibilità economiche e si fece il insomma, momento in cui è sviluppato Capitello rispetto a tutto il resto praticamente. Ha avuto appunto uno sviluppo florendo, ma poi c'è stato il periodo dei corsari, che purtroppo facevano queste scorribande dove arrivavano dal mare e attaccavano questi centri affacciati sul mare, tra cui appunto Capitello, Policastro e Giocoforza. Dovevano ricominciare la loro vita sulle pendici delle colline, dove appunto c'erano questi piccoli insediamenti di cui abbiamo parlato prima: San Cristoforo, Hispani, Santa Marina, Vibonati. Ecco, diciamo che Capitello è prevalentemente un territorio turistico dove
In estate, tra luglio e agosto, c'è uno sviluppo enorme a livello di popolazioni e soprattutto il mare pulito, la bellissima panoramica che c'è e soprattutto tramonti eccezionali come quelli che tra qualche istante vivremo insieme a chi ci segue. E favoriscono il turismo soprattutto anche grazie è strategia, è strategico il paese, è strategico perché al centro del Golfo si trova appunto su questa variante della statale 18, la vediamo, è stata fatta in un secondo momento, prima la statale 18 passava internamente al paese, un po' tutte i paesini qua venivano attraversati appunto da questa strada che parte da Salerno e arriva fino a Reggio Calabria, sono oltre 400 km di strada. Poi negli anni 60 fu fatta questa variante, io dico che fu tolto insomma sabbia e quindi ecco, possibilità, diciamo che una parte della spiaggia sì, è venuta a mancare proprio perché ci sono delle fotografie degli anni 60 che ricordano appunto che la sabbia arrivava fino alle prime case, c'è Palazzo Giffoni che è anche esso storicamente un palazzo importante, ci sono appunto delle fotografie dove la sabbia arrivava appunto sotto la casa della famiglia Giffoni che era una famiglia importante di questo borgo marinario. Ecco, parliamo del periodo degli anni 80, sì. Dove tu crescevi praticamente l'adolescenza e soprattutto eri un giovane, in quel periodo là c'era tantissima gente che veniva dal nord per la bellezza di questi posti ma soprattutto per la tranquillità che essi... Sì, è stato un bellissimo periodo, ricordiamo che in quel fine anni 70, inizio anni 80 e tutta la zona del Golfo di Policastro ebbe un sacco di turisti dovuti... La maggior parte per la possibilità che hanno avuto i vari paesi di poter creare dei paesi estivi, ognuno ce n'aveva uno, qua abbiamo, a Capitello ne abbiamo uno che si chiama Torre Normanna, Scario c'ha il suo, le Ginestre Villamare, è stato un turismo di ville, di casette, di posti, diciamo, non è stato un turismo di alberghi come poteva essere non so, Varazze in Liguria, e si è pensato di fare questa politica della casa, della seconda casa e fu insomma una brillante idea del imprenditore Palumbo che pensò di riempire il Golfo di Policastro, le pendici delle colline con queste piccole villette. Ecco, diciamo che è nata Torre Normanna. È nata Torre Normanna, è un nata insediamento dove le Ginestre, ci sono nata... tantissime Ginestre, siamo più a Villamare. Invece Torre Normanna rappresenta diciamo Beverly Hills, sì, è la zona della turistica nostra, della nostra frazione del comune di Ispani, quindi tutta la gente che di un certo livello tra Napoli e dintorni, Salerno e Vallo di Diano hanno optato per avere una seconda casa in questo territorio e così nasce l'insediamento di Torre Normanna che sì, ancora oggi è un serbatoio importante a livello turistico per questo territorio. Si continua ad andare negli anni così, infatti è un turismo appunto di seconda casa come tu ben dicevi, ha portato tantissima gioventù negli anni 80 a cavalcare insomma le ostre piccole onde del bellissimo Golfo di Policastro. E là iniziavi pure a cantare. Sì, ho iniziato anch'io a utilizzare appunto la chitarra che è stato lo strumento che potevo portare insieme a me. Io suonavo il pianoforte da bambino, mio padre mi ha insegnato appunto questo strumento, ma siccome era troppo grande e pesante non lo potevo mica portare con me, una domenica decisi di imparare a suonare la chitarra perché avevo capito che era uno strumento che potevo portare facilmente con me e così feci. Una domenica mattina chiesi a mio padre se mi poteva prestare la chitarra e papà disse ma che cosa devi fare, se no niente, devo suonare. Lui si fece una risata, poi la sera gli feci ascoltare la prima canzone che avevo imparato con quattro accordi col giro di sol, mi ricordo, e avevo appena 11 anni insomma. 40 ecco, anni fa. Giuseppe Donnarumma che è appassionato di Pino Daniele, noi abbiamo sentito già una canzone di Pino Daniele e soprattutto un Giuseppe Donnarumma che è cresciuto nell'epoca di Pino Daniele. Sì, io lo ricordo subito perché grazie a Buoncompagni e Renzo Arbore che lo lanciarono
per radio, facevano ascoltare, facevano girare per radio appunto questa canzone, era Tazzolelle Caffè, e di questo cantautore giovanissimo, Pino Daniele. Io mi innamorai di questo ritmo, che era simpatico, un dialetto nostro campano, napoletano. Ecco, Pino Daniele che è anche molto difficile da ascoltare, ecco, sì. Non è per tutti. No, è stato un grande musicista e io voglio aggiungere un grande poeta. Oggi che non c'è più posso appunto ricordarlo anche come un grande poeta, perché i suoi testi oggi secondo me vanno studiati alle scuole. Ecco, e noi approfittiamo con Carmine Pecorelli per ascoltare un'altra tua performance con una canzone di Pino Daniele. Bentornati, abbiamo cambiato location come vuole il nostro regista Carmine Pecorelli che ci segue. Dopo questa canzone che avete ascoltato di Giuseppe Donnarumma, andiamo a sviluppare ancora una volta questo bellissimo posto che è Capitello. Sì, io volevo, che fa parte di questa se frazione. Mi permetti, Nicole, sì. Volevo leggere appunto delle cose che sono scritte, è storia questa, non è che ci sta una lapide di marmo là che invocava i pirati a non entrare nel territorio del conte di Carafa, e più o meno dice così. I pirati erano d'accordo. Non credo proprio di no, però è chiaro che il primo insediamento umano che si ricordi nella storia è stato proprio quello di Roberto il Guiscardo, poi ce ne sono stati altri, il conte di Carafa della Spina, appunto, che lasciò Policastro, l'avevamo detto già in precedenza. La cosa che volevo leggerti era questa, ciò che possiamo leggere lì sul piccolo portico che era l'ingresso dei conti di Carafa. Non talletti o pirata, il bel terreno simbol di Carafe, poiché una spina il guarda e si impiegò beltà divina, tra firge saprà meglio un mortal seno, 1645. Quindi ecco, questa era la frase che era la frase che è scritta, che possiamo leggere ancora tutt'oggi su quel bellissimo arco che delimita il giardino dei conti di Carafa. Adesso l'insediamento è delle suore, diciamo la proprietà dopo svariati secoli è passato di mano, adesso ci sono le suore. È un bellissimo convento. È un bellissimo convento.
delle suore. C'è un'altra cosa che purtroppo siamo un po' lontani, ma il Castellaro, che è un altro pezzo di storia di questa frazione, di questa perla del Golfo di Policastro, che è appunto Capitello. Castellaro che ha anche esso una storia, e spero che un domani l'amministrazione comunale penserà di riesumare dalle serpaglie. Bisogna che investire un pochettino in più a livello turistico, per a livello portare le persone. Sì, è chiaro che abbiamo la storia che ci può aiutare a dare una mano a livello turistico, però dobbiamo anche offrire ai nostri turisti qualche cosa. Ecco, questo è sicuramente, per esempio, un bellissimo posto. Questo è un molo che è nato da qualche anno, anche per il fatto dei frangi onda, quindi è stato creato apposta, ed è un bellissimo posto dove praticamente le persone riescono a venire qua e a vedere. È come entrare in un mare, praticamente. Sì, praticamente si entra, a mare. Qua è molto romantico e affascinante. D'estate si fanno delle bellissime passeggiate, i nostri compaesani e non solo, anche i turisti amano passeggiare, soprattutto dopo cena, su questo molo che ti porta a entrare praticamente nelle acque caldissime di questo golfo bellissimo e insuperabile, secondo me. Ecco, poi l'altra cosa, a livello di chioschi e di lidi c'è stato un insediamento maggiore, ed è questo che incrementa sia il lavoro che a livello di turismo, perché praticamente diciamo che negli anni passati, nonostante la buona volontà e la crescita del territorio, il problema principale era quello che si poteva dare a chi veniva in questo territorio. E qua mo, a livello noi abbiamo avuto c'è qualcosa in più rispetto. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna che 50 anni fa due famiglie, la famiglia Vagliano e non solo, hanno pensato di poter portare i propri turisti ad avere un servizio sulla spiaggia. Salvatore Avagliano, ricordiamolo, sì, che è stato il primo lido qui a Capitello. Sono passati oltre 50 anni, dopo i figli ne aveva alcuni, hanno mantenuto questa grande tradizione per diversi decenni, poi il tempo passa per tutti, hanno ceduto la mano, però ricordiamo che negli anni 60 il lido Avagliano era un punto di riferimento di questo paese che si affaccia sul Golfo di Policastro. Ecco, da questa parte adesso noi abbiamo visto da San Cristoforo prima questo bellissimo mare, adesso ci siamo quasi dentro al mare e ritornando indietro agli anni, quando venivi al mare, perché sei cresciuto su questa spiaggia, sì, sì. Quali sono i ricordi che ti... I ricordi sono tantissimi, innanzitutto più spiaggia. Io ricordo che riuscivamo a giocare a pallone e contemporaneamente a pallavolo, questo per farti capire appunto che avevamo la possibilità di poter utilizzare più spiagge. È chiaro che l'erosione del mare ci ha portato via un bel pezzo di spiaggia. La variante della statale 18 ha fatto il resto, che praticamente la sabbia arrivava fino a sotto gli insediamenti delle case qui. Io ho visto delle foto storiche bellissime di questo posto. E la sabbia era veramente tantissima ed arrivava fino sotto le case. Con questo, insomma, adesso sono passati un po' di anni, qualcosa è cambiato, forse qualcosa in meglio, un po' di nostalgia c'è, perché poi i jukebox non ci stanno più. Io vengo dal periodo dei jukebox, quando appunto sul lido della famiglia Vagliano mettevamo delle canzoni con 100 lire, mettevamo tre canzoni e passavamo le giornate a sognare. Qual è la canzone di quel periodo che ricordi di più, praticamente? Ti amo di Umberto Tozzi, quello fu quell'estate. Gloria. Poi quell'estate fu una cosa incredibile. Io poi mi innamorai di una bellissima canzone di Lucio Battisti che era Amarsi un po'. La scoprì appunto del jukebox del mio lido per antonomasia, appunto, che era il Gambero, famosissimo Gambero qui a Capitello, dove la gioventù non solo capitellese ma del Golfo di Policastro si avvicinava a questo grande lido e anche pizzeria. Ricordiamolo che è stata la pizza più buona del Golfo, bisognava mangiarla qui a Capitello.
Sì, ecco, questi sono i ricordi di quando eri ragazzo. Noi adesso con Carmine Pecorelli approfittiamo per ascoltare l'ultima canzone e poi dopo ci saranno i saluti finali. Ascoltate ancora Giuseppe Donnarumma con quest'altra canzone, sempre di Pino Daniele. Bentornati, ecco, abbiamo ascoltato l'ennesima canzone di Giuseppe Donnarumma e con Giuseppe Donnarumma andiamo alla conclusione di questa bellissima puntata dell'altra storia Terra Mia, che abbiamo analizzato il comune di Ispani, da prima con San Cristoforo, Ispani, e adesso abbiamo visto questo posto fantastico che è Capitello, che invitiamo tutti quelli che ci seguono sia a livello internet che a livello 105 TV da visitare, ma soprattutto di venire qui a fare il bagno, perché le acque sono pulitissime e soprattutto questo posto è fantastico ed è bello vederlo da vicino. Io volevo ricordare appunto che il nostro mare ha avuto la bandiera blu anche quest'anno e sono di diversi anni che puntualmente la Goletta Verde viene qui a esaminare il nostro mare e lo trova veramente a alti livelli. Quindi questo è anche merito dell'amministrazione, che con i depuratori hanno cercato di eliminare insomma un po' le acque improprie, e facendo così per anni e anni abbiamo avuto la possibilità di avere un mare stupendo. È chiaro che tutte le amministrazioni che si affacciano al mare hanno provveduto a fare questo tipo di operazioni, che ci ha dato la possibilità di poter dire oggi che abbiamo un mare veramente blu. Sì, andiamo a conclusione, Giuseppe Donnarumma, questa puntata che ti abbiamo dedicato, qual è il messaggio che vuoi lasciare a chi ha seguito questa nostra puntata? Beh, io sono appunto un figlio di questa terra, sono andato via e sono ritornato. Io dico a ognuno di noi... Qual è più brutto, andare via o ritornare? Andare via. Andare via, il momento, sì, in cui si lascia... Si lascia, la terra, si capisce, ecco, che davanti c'è tutta una strada da percorrere lunghissima, quindi diciamo ti dà poca soddisfazione, perché alla fine in un anno riesci ad arrivare a tornare a casa 2 settimane, 3 settimane, è tutto rocolato, e non bastano 3 settimane a rigenerare un'anima intera, quindi andare via sicuramente, lasciare, è la parte più penosa secondo me. Ecco, dopo tanti anni ritornare in questa terra, qual è il primo impatto? Soprattutto sei andato via da solo, sei tornato con una famiglia. Questa è la cosa che mi fa sorridere. Io sono partito a 18 anni nel 1983, ho avuto la fortuna che mio padre mi ha fatto iscrivere alla facoltà di informatica, mi ha dato la possibilità di studiare. Sono partito da solo e sono tornato con moglie e 3 figli. E quindi insomma sono partito da solo e sono tornato con 5 componenti, e questa è la cosa che a questo momento mi fa sorridere, appunto, perché chi se l'aspettava dopo 30 anni di ricalcare di nuovo le stesse strade, le stesse emozioni, le stesse mattonelle, non solo da solo ma insieme a una moglie e 3 splendidi figli che voglio salutare. Io voglio ringraziare Giuseppe Donnarumma per essersi messo in gioco ancora una volta
insieme a noi per questa bellissima puntata. Abbiamo avuto un arricchimento perché ci sono delle notizie o dei posti che tutti quanti vediamo, però a livello di conoscenza o a livello storico non sapevamo di determinate cose. Sì, infatti abbiamo cercato di raccontare, ma in un modo molto simpatico. Io ti chiedo di rifarla di nuovo con approfondimenti un po' più storici. Cercheremo delle documentazioni prese proprio insomma da No, sei biblioteche. stato Però bravissimo. io non sono uno storico, sono semplicemente una persona che Ma ama il proprio era bello, territorio. bello E quindi. mostrare un periodo della tua vita con il territorio che ti ha visto protagonista in quel periodo. Ecco, questo Sì, è. noi siamo una piccola comunità di 1.000 rotti abitanti, quindi suddivisi su 3 paesi. È chiaro che qua ci conosciamo tutti, è facilissimo. Io questa cosa qui me l'ha detta mio figlio. Dice: papà, io basta che dico chi sono, tutti quanti mi conoscono. Dice: vabbè, è naturale, papà, qua è così, cioè, è molto semplice. Basta che dici a chi sei figlio, ma succede per A tutti. tutto il Golfo di Policastro, Succede per quindi. tutti, quindi perché siamo una piccola comunità, tutto il Golfo abbraccerà 20.000 persone, ma forse ho esagerato, Sì, no, forse più o meno ci siamo. saremo un po' di meno. E quindi è chiaro che poi negli anni abbiamo la fortuna di averci più o meno conosciuto, almeno una volta nella vita, ci siamo incontrati un po' tutti quanti, a partire da Sapri fino a Scario. Ecco, io voglio ringraziare anche Carmine Pecorelli per la regia delle riprese di questa puntata, ma un grazie va anche a Lorenzo Picarelli per il montaggio. Avete visto, oltre a un Giuseppe Donnarumma che è conoscitore della storia della propria terra, anche un Giuseppe Donnarumma che era ed è un bravissimo musicista con queste performance su Pino Daniele. Di nuovo grazie a Carmine Pecorelli, grazie a Giuseppe Donnarumma Grazie a te, e Nicola. a voi tutti quanti per la prossima puntata dell'altra storia, Terra Mia. Grazie. Ciao Nicola, grazie.